Good buongiorno e ben ritrovati dallo studio di Pardo Live. C'è la pioggia, c'è il vento, ma il festival non si ferma. Buongiorno Carlo. No, non ci fermiamo. Buongiorno a te Lorenzo, buongiorno a tutti. Allora Carlo, partiamo subito dalla piazza che torna in doppia programmazione e partiamo subito dalla commedia, ancora una volta una commedia. È il ritorno dell'italo-svizzero Denis Rabaglia, o Rabaglia se vogliamo dirla all'italiana o alla francese. Per lui è la terza volta, con Azzurro aveva portato Paolo Villaggio, questa volta è la prima volta a Locarno invece Diego Abbatantuono. Sì, è uno snodo locale, in questo senso è uno snodo utile e interessante tra Italia e Svizzera, è uno snodo in cui la sensibilità svizzera si mescola con la comicità italiana e il film che ci presenta Un nemico che ti vuole bene e va proprio in questa direzione, c'è la volontà di rileggere una commedia che cerca di lavare i panni sporchi in famiglia con un grande mattatore come Abbatantuono, attorno a lui un cast penso molto noto al pubblico ticinese italiano, ci sarà oltre ad Abbatantuono anche Sandra Milo, ovviamente i produttori italiani e svizzeri. Dalla Puglia ambientata del film passiamo a Manila, anche per un omaggio ai 100 anni del cinema filippino Lino Broca e anche perché è la serata Open Doors che ha avuto proprio sull'Asia del Sud il suo triennio di riferimento che si porta a conclusione. Esatto, Open Doors chiude il suo primo triennio di attività, questa nuova formula che mi sembra sia stata di grande successo perché aiuta veramente a seguire i progetti, ad aiutare i produttori, soprattutto perché, ricordiamolo, lavoriamo su delle regioni che produttivamente e cinematograficamente sono fragili. E questo, la proiezione del film di Lino Broca, bellissimo, una sorta di neorealismo rivisitato, ci permette anche di lanciare la nuova serie che è proprio intorno alle Filippine e nel sud-est asiatico si concentrerà. E questa è la novità per gli anni a venire. Diamo ancora, prima di passare fino al concorso, uno degli ospiti più attesi è arrivato a Locarno ieri, ci sarà in piazza domani, ma già oggi sarà presente a Locarno, mi sto parlando ovviamente di Ethan Hawke. Sì, Ethan Hawke è arrivato ieri, aveva già voglia di lanciare il primo film L'attimo fuggente, poi insomma impegni gliel'hanno impedito, oggi sarà con un programma che abbiamo concepito insieme, per questo mi fa piacere parlarne. Da un lato faremo vedere un film che ha lui stesso ha girato su un pianista, ma soprattutto su un insegnante, che si chiama Seymour Introduction, oggi alle 2:30, e poi questa sera uno dei film più belli veramente della scorsa stagione, inedito ancora in Svizzera, First Reform di Paul Schrader, dove interpreta un reverendo, come nella tradizione di Schrader, completamente dilaniato all'interno tra il bene e il male. Passando invece al concorso, un autore, Abbas Fadel, d'origine irachena, che questa volta ci trasporta in una valle del Libano, dove ci sono la presenza femminile, senza dire troppo adesso, rapporti sentimentali che si aprono, e poi l'altro film invece che arriva da Singapore, storia completamente diversa, una detective story dove il detective prende i panni della persona che va a ricercare. Sì, in qualche modo è un viaggio verso l'Oriente per tappe, ci si ferma prima in una valle sperduta del Libano, un film che ha il sapore romeriano perché racconta piccole cose, piccoli sentimenti, in realtà la storia è una storia d'amore, ma dove il campo e il fuoricampo entrano in relazione in modo molto forte, dove Abbas Fadel, che ci aveva regalato un documentario toccante sulla sua famiglia in Iraq, riesce comunque a farci parlare da un lato della volontà di pace, dall'altra parte delle tensioni che dal fuori entrano. Diverso il lavoro invece fatto dal regista di Singapore nel film A Land Imagined, perché qui siamo invece in un territorio più di genere. Il punto di partenza è una detection, un operaio svanito, ma da quel momento entriamo nella testa dell'operaio, entriamo in un mondo che sta a metà tra realtà virtuale, videogiochi e realtà invece concreta. Un salto veloce nel fuori concorso per The Sentence, che non è solo lo scontro tra legge e giustizia, diciamo così. E The Sentence arriva dopo aver vinto il premio del pubblico a Sundance, è un film estremamente toccante, un film che è il frutto di 10 anni di lavoro, che segue l'odissea di una madre di famiglia che per una legge voluta all'epoca di Reagan, determina un numero minimo di anni per crimini di droga, per un crimine che lei stessa non ha commesso, si trova appunto separata dalla sua famiglia per 10 anni. Il film è un lavoro sul tempo, ma anche un lavoro estremamente toccante su come si può vivere a distanza.
Rapporti a distanza ci fanno da gancio, anche se vogliamo dire due flash velocissimi sui cineasti del presente, perché sono film svizzeri o quantomeno in parte svizzeri ambientati fuori. Parlo di Closing Time, che è ambientato a Taipei, e di So Chi Travai, che è ambientato in Belgio. Closing Time è un omaggio al cinema taiwanese, un omaggio a Wu Siouxsien, a Tsai Ming-liang. La regista Nicole Fögel è già riconosciuta col suo primo lavoro, filma una coppia di anziani persone che tengono un piccolo ristorante. Dalla realtà si passa un po' al fantasma, al sogno, alla fantasia. Diverso invece il contesto in cui si muove Antoine Roussbach in Ceux qui travaillent. Il contesto è quello del cinema belga impegnato, un grandissimo attore che viene anche lui per la prima volta a Locarno con Olivier Gourmet, un film che ci porta dalla Svizzera al Belgio, ma soprattutto che ci mette nei panni di un uomo, di un padre di famiglia che trova la sua vita a cambiare completamente. Grazie Carlo per questi tuoi consigli, ti lasciamo ai tuoi impegni di giornata, buona giornata, e noi intanto, un po' come delle briciole di Pollicino, vediamo cosa si potrà vedere oggi al festival.